Tira e molla, telefonate divertenti. Tra le diverse telefonate, vi ricordo che ce ne furono parecchie all'interno della trasmissione Tira e molla negli anni 90, condotta da Paolo Bonolis con la collaborazione di Claudenti. Quelle che rimasero nella storia della televisione italiana furono certamente le seguenti, che adesso ve le elencherò, sperando che le diciamo così, il mio elenco possa essere condiviso da più persone possibili. Al primo posto c'è sicuramente la telefonata dei fratelli Capone. Molte persone, come ho detto già in altri miei video, sospettano però che quella telefonata non fu una telefonata reale, concreta e vera, ma fu con ogni probabilità un pesce d'aprile, anche perché si verificò il 1° aprile del 1998, quindi per molte persone quella in realtà non fu una chiamata o nonché una telefonata reale. Un'altra telefonata che rimase qui molto nella storia della TV italiana fu quella di Emma Papini. Anch'essa fu estremamente divertente, era diventata quasi un'ossessione per il buon Paolo Bonolis questa telefonata che in qualche maniera, e qui lo ripeto nuovamente, rimase veramente nella storia della televisione italiana. E poi un'altra telefonata, l'ultima che mi appresto adesso a narrarvi, ed è quella appunto di Antonio Salvatore. In questa telefonata che intercorse e che viene considerata ad oggi come una delle telefonate più divertenti insieme a quella dei fratelli Capone e a quella di Emma Papini, c'è questa in cui sembra quasi che c'erano più personaggi a parlare con Bonolis, ma in realtà era solo uno. Ma lì per lì sembrava effettivamente di avere dall'altra parte della cornetta non un solo uomo, non una sola persona, ma due persone diverse. In realtà, ripeto che erano una sola persona cui il buon Paolo Bonolis si interfacciò. Ma lì per lì la, come dire, sorpresa, la meraviglia di Bonolis fu tanta, perché diceva come parlate due lingue diverse, ma in realtà siete uno solo, allora perché mi sta portando sulla cattiva strada? Perché lei parla utilizzando due timbri di voci diversi, insomma, come dire, la telefonata fu estremamente divertente, ma anche molto piacevole. Bene, non voglio annoiarvi oltre, vi ho elencato le telefonate più divertenti di Tira e Molla. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti, grazie.